Go. Ciao, ciao, bentornati ancora una volta. Giochiamo a Super Robot Wars numero 4 con Daniele e Massimo. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao, Che tra l'altro ho mandato un messaggio a Fabio, però adesso il telefono l'ho lasciato su e non so se viene. E niente, questa dovrebbe essere l'ultima missione, quindi vediamo un po' come ci la caviamo. Allora, abbiamo scoperto che Daniele può fare le traduzioni con il cellulare. Quindi questo è da dove abbiamo lasciato l'ultima volta, che abbiamo perso qualche unità. ma quindi Danili devi fare una foto e te la traduce lui o qualcosa del No, genere? me la traduce in tempo reale. Ah, Ah, allora. se solo trovo il giapponese. Cosa dice qua? Ah, Fammi trovare il giapponese. allora siamo a posto. Pensavo che eri già tutto a Qui posto. dice puntini, 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 Ah, lo quella traduco era senza quella spuntare. avanti. Io Cristo. Vai, Garrison. Aspetta. Benjo Sama. Ok. Signor Benjo, puntini, puntini, puntini. Ancora Benjo. Ancora Benjo. Ok. Adesso non lo dice più Benjo. Oh, Garrison. Garrison, che c'è? Si porti. Che hai detto? No, scusa, ogni tanto devo prendere l'angolazione giusta. Difende la mira. Quanto c'hai? Se miri come Yarrone siamo a posto. Sì, quasi, più o meno. Non me lo prende, forse. No, l'altra volta l'ha fatta a modo, ora. Allora qui dice Zezeno. Zezenon è che è quel capo dei cattivi. Mada. No, non so, non riesco. No, qua se, Vada Daniele avanti. si vede che è molto meglio la moglie di Simone che Esatto. Daniele. No, ma l'altra Scusami, volta Daniele. non ha dato problemi, non capisco. Vabbè. Wakatta. Dice, ho capito. Benji dice. Ma stai provando? Sì, ma non mi prende la scritta, non la riconosce. Ok, allora andiamo avanti. Legge solo sì forte le prime parole, poi Sì, sì, dopo forte. legge prima. Ok. Ragazzi, come dovremmo chiamare il vostro paese? Dice. Ah, Mekki Boss. Questi sono quelli dei robot. Sta parlando dei robot. Mekki Boss, sì, Aquarius. Sì, Aquarius e quell'altro. Ospite o Ok. ispettore? Ah, pure questo. Ah, inspector o guest? Sì. Ah, Beh, se guest dovessi o tradurlo sarebbe inspector? qualcosa come Unione Repubblicana. Dite quando devo andare Vai, vai avanti. Chiamandola Unione Repubblicana, vuoi dire che l'Unione Repubblicana non c'è più ostile sulla Terra? Dice Bright. Ah, pensa che le Vai. chiami per nome giusto, allora non mi fanno più la guerra. Mi sembra giusto. Se erano incazzati solo per il nome. Ah, Zizenon. A Zenon però non lo prende. Vabbè, se vedi quello che dice all'inizio, ah, Zizenon, però non so. Ma se La provi a parte di sotto cambiare angolo. o è la luce, non lo so. Ma se provi a cambiare angolo col cellulare, cioè da un altro punto. Ce l'ho proprio davanti. No, allontanati magari o cambia angolazione. C'è scritto, sì, a parte quello, Zeman tuttavia detiene un bel po' di potere. Non Vabbè. può ignorare la sua influenza. Ok. Bright, chiamando... Ah, ho No, no, sempre quello sotto. cambiato sotto, infatti era la stessa cosa. Oh, il Bright è impazzito. Ma non è il tipo di persona. No, no. Detto questo,
non sono il tipo di persona da persuadere, da ascoltare. Prima di tutto, come hai visto prima, non ti riconosco, non riconoscono i terrestri come appartenenti all'umanità. Cioè, praticamente i terrestri non dovrebbero esistere. Non appartenenti all'umanità. Forse dice la Terra non appare a loro. Cioè, appartiene a loro e non agli uomini. Sappiamo che un'ulteriore guerra è inutile, ma finisce qui. Non c'è niente che possiamo fare al riguardo. Ok. Da... No, Demo. Deva. Zezena. Allora finché... Bright, ora, allora se riesci anche solo a sconfiggere Zeman, sei proprio... Sei pronto a stringere un trattato di amicizia con noi della Terra? Ah, quindi se noi lo sconfiggiamo, diciamo. Sì. Voi interpretate quello che questo video... Sì, sì, sì. Interpretiamo per i posteri. E chi ha cambiato? Lo so. È quello sotto. Oh, questo è sicuro. Ah, questa era facile. Quindi può accettare la cosa. Basta che lui è... Siccome sempre ci si allea con chi vince, no? Esatto, capito? Così non deve neppure sporcarsi le mani. Esatto, già se è mezzo bionico, è già mezzo morto. Quindi non è che c'ha tante possibilità di tirare avanti. Allora, sopra... Come previsto, se noi sconfiggeremo Zeman, la storia non progredirà. Vabbè. L'abbiamo capito, anche perché se non lo sconfiggete, schiantate, quindi... Tutti questi soldi non eravamo a zero. Sì, questo è il caricamento vecchio. Su che quale sarà salvato? No, 8 avevi salvato. Quello era 8, quello appena caricato. Quindi load 9, immagino. Anzi sì, perché c'è 256. Ecco questo. E turno 604. Pochi turni. Ma io direi di andare. Allora. Diciamo che, ogni missione l'abbiamo spolpata proprio. Sì, sì. Ecco di Massimo. Oh. Ah, sì. Sto dicendo. Finalmente la battaglia finale. Ecco, oh sì, oh. Sì, sì. Mina. Ehi, questa potrebbe essere l'ultima volta, quindi te lo dico adesso. Cosa? Cosa lui? Anatano, tu? Aspetta. No, per favore, non farlo. Tutto questo per no, dire, alla fine smetto, non mi accorgo. Su di te, no, alla fine smetto, non mi è ancora chiaro. Ah. Cioè, non glielo dici alla fine. Sì, alla fine... Ah, sono innamorata, ma non posso dirglo. Non comprende ancora i propri sentimenti. Io non capisco. Ancora non capisce. Ma se non capisce proprio che non capisce la traduzione. Sì, sì. No, dicevo, cazzo guardi. Ma cosa ci fai qui, Bim? Va a lavorare. Ma cagli le fie. Lui... Ciotto, aspetta un attimo. Ehi. Moji. Masaki, è quasi ora del briefing. Ok. Andiamo al briefing. Ah, dice sbrighiamoci a posto di perdere il rubo a Kaia invece di andare alla briefing della battaglia finale. Perché è tranquillo che c'è il Getter e fa tutto il Getter. Capito. Bright, l'obiettivo finale è la base degli ospiti, proprio di fronte a noi. Tutto dipende da questa battaglia. Il nostro unico obiettivo è sconfiggere Zeman. Cioè, la base dei guest, l'obiettivo di sconfiggere Zeman. Ok. Zeno. Ignorate gli altri, mirate solo a Zezemon. Ok. Ok. Akira, come si chiama Akira? Come lo chiama lui? Ko. Che c'è Ko? Ah, Ko è... Ma in italiano è Akira, è il pilota del Akira, sì. In italiano è Akira, sì.
Ecco, questa cosa non l'ho capita. Gli hanno cambiato il nome giapponese in un altro nome giapponese. Non ha nessun. Almeno mettiglielo in italiano se lo devi cambiare. Vabbè, ma forse perché Akira era già conosciuto per quell'altro cartone animato. Però. È quello della moto. Esatto. Quindi allora fa qualcosa di familiare. Che poi con non è neanche difficile. Forse non volevano. Perché coglione, magari la gente lo chiama. Beh, Doshide, te lo dico io, cosa succede? Akira Koga Akira, chiamate subito il dottor Hassan. Ok, ti ho detto che non devi usare l'arma finale sempre. Mannaggia, te lo saresti pentito. Non vedo niente di che non va. Ok, e la vado. Sembra tutto a posto. God voice Akira. E a causa della voce di Dio, lo sapevo. Perché non ti sei spinto così oltre? Ti sei spinto troppo. Hassan, se ti riposi per un po', le cose torneranno alla normalità. Tanto che vuoi. Una spina non sarebbe male. Tanto come dire, siamo alla passione finale. Tanto anche... sulla battaglia finale sei inutile, quindi puoi stare... E gli abbiamo dati i potenziamenti e i soldi soprattutto. Esatto. Maledetto Q. Fa. Presto entreremo nella prevista linea di difesa finale. Ok. Particelle Minoschi. Tutti i membri, tutti nel primo schieramento di battaglia. Disposizione della... concentrazione della battaglia delle particelle Minoschi. Concentrazione di particelle Minoschi, tutti a posto di combattimento. Okay. No, perché c'è un problema, devo tenere il cellulare lontano e la mia vista inizia a fare. E devi guardare nel cellulare, non guardare lo schermo, così vedi. No, devo mettermi gli occhiali. Ah, cioè, è vero, aspetta, l'ho spento. Anche qui. Te lo dico io, Zezeno. Ah, Are. Anore. Niente. Vai. Che dice? Mi piace. Mi piace. Così. Dice vai. Mi piaci? Sì, dice mi piace. Così, oh, mi piace. Stava mangiando qualcosa di genere. Allora, finalmente presto, Lord Zezeman. No, finiamola presto, Lord Zezeman. E ci che? Mezzo morto. Ecco. Stai per dire merda, però si è fermato. Si è fermato. Chi vuoi descendere? L'astronavona bianca con 40, livello 49. L'astronave bianca, scusa. O l'astronavona con livello 45. Che c'ha, l'astronavona sa, quella con più punti ferita. Ok, quindi la seconda. Ta-da-da! Seleziona una corazzata. Corazzata potion. 19 unità. Allora, questi soldi li prendiamo dall'Excel. Li prendiamo a caso. Partiamo dalla pagina numero 4. Scusate, ecco, una chiamata in corso. Ah. Allora, Buruga. Ah, Buruga. Non so perché sono in questo ordine, ma vabbè. Ah, livello, l'ordine è di livello qua. L'ordine tuo. Ah, infatti che. Buruga, tra l'altro, mi sembra che era un livello abbastanza alto. Ci ho passato 3 ore per farlo passare. Giusto. Come si chiama il pilota di Buruga? Naso schiacciato. Naso schiacciato. Come si chiama? Va bene. Sono diverse. Anche io mi sa che mi devo mettere l'occhiale. Io non so neanche l'ho trovato. Ok. Io ho scritto proprio naso schiacciato. Sì, sì, ma poi non lo so neanche. Non lo saprei leggere in kanji. Poi c'è Venus. Venus. Jun. Ma no, questo è Deyan. Sayaka. Venus. Sì, poi c'è il getter. Purtroppo c'è il getter. Purtroppo
a rubare la scena. Sì, c'è Daitern. Daitern, questo è Zambo 3. Ti rendi conto, Zambo 3 è il livello più alto del Daitern. Cioè, 46 Daitern e Zambo 50. Raga, io ho avuto un problema, ci sta che mi debba poi assentare. Perché mi serve tutta la candaia e dovrebbe venire per Daista. Ok, vabbè, d'accordo. Caso ci fermiamo. Una chiamata e riarrivo. Ok. Poi c'è T-Raptor. T-Raptor. Poi con Butler. Butler. Vai. Poi c'è Zamugido. Chi è Zamugido? È la rana. Ah, ok. Mio. Ah, questo è Mina, non è mio. C'è anche Mina, però vabbè. Mio è qua. Poi c'è Saibuster. Saibuster. Masaki si chiama il pilota. Bravo, non so come è Masaki, guarda, proprio. Sai, basta. C'è meno da leggere. Poi c'è Koji, ma grande Mazinga. Che grande Mazinga. Gazzetta. Gureto Mazinga, anche qua, c'ero sopra. Poi ZZ Gundam. Che è ZZ, si fa presto se troviamo. Eccolo. Che è? Poi Goldrake. Gurendaiza. Ok. E c'è due. Anche i due, sì. Ok. Aquarius. Come si chiama? Tweety. Ah, bravo. Che Aquarius, non mi ricordo se si chiama davvero Aquarius o non me lo ricordo di più. Tweety. Dove sta? Tweety non passare. Allora, qua. Qua. Dovrebbe essere questa. E poi Yanron. Yanron, eccolo qua, 52 ore, è il terzo, guarda, è in classifica Yanron, ma che è successo? È vero, come il T-Raptor, Sì, però è vero. Sopra il T-Raptor, cioè, siamo in Lizzo. E poi c'è Shu. Shu sarà in fondo. Ok, il Vine, non c'è tante. Ok, poi ci sarebbe il Raidin, che non c'è, quindi si va a Gundam, se l'ha detto Daniele. Ok, perché almeno anche senza oggetto qualcosa fa, a parte forse c'è qualche oggetto. No, se l'ha detto quelli per sparare da lontano. Due rada, okay, sì, due rada. Ok, poi c'è Mina. Poi Zeta Gundam. Ah, Mina l'hai messa. Sì, la Mina l'ho messa. Zeta Gundam. Ok. A parte che si è un po' toppato, visto che si è caricato il file, visto che si sapeva si poteva spostare l'oggetto. Ah, sì. Vabbè, ma io vedo qua che Gundam ha due radar. Se scende, se tante volte lo fanno scendere dopo, come è successo a volte in passato, durante una missione. Sì, ci sta, che la battaglia finita lì. Se no non... Un pezzo per la battaglia storia. Finita, però l'ultimo colpo. Zeta Gundam l'hai messo, sì. Giusto? È Zambot 3. Ok, che è l'ultimo Zambot. Sì. Ok, allora direi di salvare lo slot numero 1. Tanto che se no ci vuole due per scegliere tutti. Save game position. Masaki dice qualcosa. E questo lo sa Daniele. Datemi un secondo, Rana. Ah. Sì. Ottimo che c'è Daniele oggi.
perché è proprio la Shou, battaglia finale. Shou, quindi doveva, no, dice Shou. Comunque parla, dice Shou a quell'altro tipo che ha parlato con Zezen, quello di con il robot giallo. Gli dice Shou? Shou. Shou, Shou, no. Pensaci tu. Shou, pensaci tu. Al cellulare di Daniele. Ma Shou vedrai a Red Super Robot Wars 3 ancora. Ma se durante le... Non ricordo mia se si è trovato durante... No, Shou è quello lì che c'è ora... Forse avrà apparso un par di volte, perché ne parlava prima, devo ritrovare Shou, bla bla bla. Non mi deve essere anche visto in qualche piatto, forse. Shou! Dice solo Shou. Ok, allora si poteva andare avanti così. Shou! Che cosa ci fai qui? Mettiamoci. Ah, ma questo è Shou. Sì, questo è Shou. Ok. È stato Rondo Bell. Rondo Bell. Rondo Bell dice, è stato più veloce di quanto mi aspettassi. Ah, Rondo Bell è stato più veloce di quanto mi aspettassi. Come previsto, Rondo Bell. Ah, ci. La Rondo Bell è stata veloce. Mettasi in prigione là. Sta per dire merda. Shou, vattene di lì. Lo batteremo noi. Dice così? Sì. Ok. Satte. Doshita. Satte. Mono. Ora allora. Beh, mi chiedo cosa stia succedendo. Sei duro. Dovrei essere in grado di ringraziare questa persona, ma. Ma. Vado avanti. Ma. Chi è sta tipa? È con lui, lo Shou. Saffine si chiama. Saffine. Ragazzi, volete che giochi con voi? Certo. Chissà quali giochi. Ah, e adesso facciamo. Beh, sì, ragazzi, no. La prima c'è scritto combattere con Shou, secondo non combattere Shou. E non combattiamo Shou. Quindi la seconda, non combattere Shou. Non vogliamo combattere con te, vogliamo combattere con quell'altro. Come previsto, neanche a me piacciono i combattimenti inutili. Vado? Vai. Sì. Sì, perché sapeva più che altro lui si caga in mano perché c'è il piede. Esatto. Shou. Lascerò a te la questione, ma ricorda che il potere risiede nella mente di chi lo usa. Specialmente nelle particelle Getter. Specialmente nella mente dei Raidin che con la voce nel capo ce l'ha dato il potere. Se non pigiavi. Ah, beh, ormai è andata così. Proprio come ero io. Bravo. La vita mette a fuoco. Allora farete tutti del vostro meglio. Se lo sconvincerete, dovrebbe nascere una nuova speranza per il futuro dell'umanità. Oh, un discorso sensato. Pof, pof, pof. Shou. Shou, sei diventato molto più bravo a capire le cose, vero? Cioè, prima eri duro finato. Pinacco, la marmita Pinasco. Vai. No, ma questo è Aquarius. Sì. Sì, sì. Quello è il tipo di persona che era 3 anni fa. Prima che salissi su Sidebuster, giusto? Sul Sidebuster, giusto? A quel tempo penso che tutti fossero un candidato pilota per Goddess. Hai incontrato Shou? Non lo sapevo. Shou. Questi parlano e lui si incavola. Esatto. Non fatemi ridere. Dopotutto voi terrestri credete solo nel potere. Quel potere è dannoso per l'intero universo. Nel potere dell'amore, diciamo. No, nel potere dei raggi Getter. Ah. Non ti lascerò più fare quello che ti piace. Comunque guarda un po', è tornato pieno. 62.000, perché questi stanno a chiacchierare. Potevano attaccarlo e farlo fuori. E guardi, che non è ancora tutto. Ah, maledetti. Dolcetto scherzetto. Ora vi mostrerò cos'è il vero potere. Ha fatto delle dischette scherzetto. Certo, chiami rinforzi. Grazie, anche noi bisogna chiamare rinforzi. Che dice il Getter? Il Getter
Guarda, non lo traduco neanche. Io dico io, sei morto, cacchetta. Oh, vorrei uscire pure io. Ah, ma che, anzi, lui è uscito. Yaron. Ecco, questo non ha senso. Sei la peggiore mille foglie. Sarà un detto giapponese. Sì, vuol dire. Peggio di dolce. Dice a te, Geta. È buono. C'è troppi strati di arroganza, Geta. Allora. Questa è la disposizione. Ma penso che i nemici arriveranno dei rinforzi, perché mi sembrano un po' pochi. Ma ti ricordo che sono tutti quelli che ci spaccano con due colpi. Comunque, come ci dividiamo qua? Qui ci abbiamo. A me sarebbe venuto un'idea. Dimmi. Io prendo il Getter e voi tutto il resto. A parte quello, potrei andare da solo con il Getter contro il nemico finale e ucciderlo. Ma quando c'ha solo 62.000 con due Storm and Sunshine lo dovrei far poco. Io dovresti so andare che sei fortissimo, sotto però c'è un limite a tutto. Però lui starà sopra il palazzo, quindi. Basta solo togliere tutti gli altri. Se quegli altri si spostano, questi qua sì, ma non lo sappiamo. Vai, come ci dividiamo i robot? Aspetta, vediamo la mappa. Un po' ce ne va. In teoria potresti andarci sottoterra tutto il viaggio. Lo so, infatti ci avevo quasi pensato. Vediamo come si spostano i nemici. Allora, vediamo un po' chi c'abbiamo. Massimo, te c'hai. Sappiamo neanche chi c'è, ma non l'abbiamo segnato, però. Vabbè, ma quelli. Allora, c'ho T-Raptor, Mina. T-Raptor ce l'hai. Mina ce l'hai. Daitan 3 c'è. Sì. Combattere c'è. Sebastian sì. C'è. Non sì. C'è Diana, ma c'è Venus, quindi la chiamo. Metti Venus. Venus, per ora, Aqualis. Ok, questi. Per ora. Te c'hai Getta, Z e ZZ, ci sono entrambi? Sì. Sì? Sì. Yarrom c'è, Rigundam c'è, Elegain non c'è. Che... va bene. Vuoi il Goldrake? Vai, dammi il Goldrake! Oh, Goldrake! Oh, quindi anche il Goldrake 2. Gold Drake 2. Poi c'è l'astronave, il grande Mazinga, Raidin che lo mettiamo in pensione. La rana c'è, Bill Benche, non c'è boss. Io dovrei prendere un naso schiacciato a sto punto. Naso schiacciato. Allora, partiamo di qua. L'astronave si è fatta. Oh, ragazzi, mi devo assentare un attimo, hanno suonato. Ok. Getta si è fatto. T-Raptor si è messo, sì. Sì. Mina c'è, Goldrick sì. ZZ, Zambot. Però ora lo scrivo nel mio, Ok. Anzi, lo metto nel tuo, tanto di solito è il tuo. Ok, ok. Zambot 3. Aquarius c'è, sì. Sì. Combattere c'è, ZZ, naso schiacciato, Sybuster c'è. Grande Mazinga, Bigundam sì. Rana c'è, Bilbine c'è. Daitan Venus. Quindi dovrebbe essere 20. Ce l'abbiamo tutti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, quindi okay. Radin non c'è per ora, lo metto sotto, ma forse arriverà prima. 15 no, 5. Tenere c'è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ma diventano 6. Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu ce ne hai 8, Massimo. Stai un po' a fare lo sbruffone. Sono stato un po' sbruffone oggi. Che c'è? Per me va bene così, tanto non c'è problema. Se ne vuoi 8, la sentiamo Daniele. Sì, ma guarda, proprio se proprio devo darne io a qualcuno, pensavo... o con Butler o lo Zambot, però anche direi... Venus può dar via se... sì, ma se no guarda, prendi io Venus, dai, così te ti concentri nell'attacco che faccio. Ok, va bene. Dopo che ho quasi tutti i supporti. Ok, quindi ci siamo, te ce n'hai 3, 4, 5, 6, 7. Danni ce n'ha 3, 6, 7, ma dentro 6. Allora,
Vediamo intanto il getter. Se lo trasformiamo in getter 2. Che cosa facciamo? Lo metto sotto terra per vedere fino a dove arriva. Così tanto ce lo chiederà Daniele. Quindi. Quindi arriva qua con una mossa. Però se lo fa volando. La prima mossa. Potrebbe fare volando la prima mossa e poi andare sottoterra qua. Ma poi là ci passa? Ci passa, in realtà prendo, blocca anche il passaggio. Penso di sì, ci passa. Perché è fatto, se no con le unità piene non potrebbe fare niente. Ok. Però sì, blocca il passaggio volante a quelli a piedi, ma sono tutti volanti loro. Quindi si fa poco. Ti vuoi fare qualche potere? Flash, allora, o no? Pensavo allo Zambot, se magari alzare il morale, non lo so. Quello potrebbe essere una cosa. Allora, ora uscirai con il primo. Ah, devo prendere i cosi, cacchio. Ah, addirittura il terzo ancora non ha sbloccato il potere. Chissà quando lo farà. Forse l'accendo, anche il potere della resurrezione, perché oltre 100. Allora, entro nel mio file così lo vedo. Chi è che ce l'ha al Zamorale? Vediamo un po'. Primo, Cappè. Il che è un problema? Daitarn Zambot, dov'è? Eccolo. Cappè, sicuro. Morale. C'era solo il primo. Sì. E allora... ti costa 80 e te hai 170. Allora niente, per adesso niente. Lo puoi fare una volta e poi se fai... Se ne facciamo fuori 10, buonanotte. Che 125 ti tira su la prima arma finale, poi la seconda ce ne vuole 103. Lo faccio dopo sta cosa. Ok. Vediamo cosa succede. Se c'è qualche... vediamo la fatina che c'ha Show, che potere c'ha. Flash, per la prima volta posa Flash, sto ragazzo, sfigata sempre. Recupera un terzo di vita che è inutile. Muro per un turno è inutile. Alza il morale di 15 e lui serve. E questo, anzi, forse io me la faccio però. La fatina c'ha 140. E lui c'ha... alza il morale pure. E gli serve 140 120. Primo alza morale non direi. Forse è una cosa che non serve, ma se con il naso schiacciato facciamo identifica, se c'ha identifica, se vediamo se ci avanzano 5 punti con qualcuno. Naso schiacciato ce l'ha, no. C'hai 5 punti in più, ma non c'è identifica, c'ha più 5 velocità. L'astronave, però con 5 potrebbe essere interessante che scappano. 160 non gli avanzano in più 5. No. La fatina qui non gli avanzano. Che cazzo gli avanza in qualche cosa? Godric. Ah, Godric ancora non si è agganciato. Ah, uniamoli. Però bisogna sentire Daniele dove si può spostare, perché quando si uniscono poi si fermano tutte e due. Allora fai così, dai flash al T-Raptor. Ok, bella scena come sempre. Sì, no, ovviamente. Flash. Bing. Anche poi Mina. Anche... anche a Mina. E al Daitar. Ok. Daitar. Poi anche allo Zambot, che quello non regge il colpo. Mi piacerebbe, ma col secondo? Sì. Terzo ce l'ha, no, solo il secondo. Flash. E Aquaris quanti punti è salito? Lì livello no. 158, se c'è sempre quel cura tutti. Vediamo dopo se mai. Con naso schiacciato fare flash, sicuramente. Lui.
deve rimanere in vita. Eppure con Venus lo facciamo. Flash. Se ci tirano giù questi. Gaitan l'abbiamo fatto, non mi ricordo. Sì, sì, sì. Manca il Combattler. Chi è che c'ha la grande mazinga? Io, quindi mi faccio un flash subito. Combattere il concettino. Fai il flash col quarto, dai. Attenzione, ah, mi calza. Aspetta, aspetta, no. No, fallo col primo. Scusa. È andato, Massimo. Ah, ok. Attenzione, mi calza il morale con qualcuno di questi. Sai, calza il morale a tutti quelli accanto. Aspetta, c'è morale. Però sono per se stessi. Ah, no, ok. Comunque col secondo c'ha identifica, ma c'è anche più 5, come sempre c'è sti poteri. Sì, ma anche col quinto c'ha movimento più 5, sì. Ah, sì, ti avanzano. 5 di qua e 5 di là, ti avanzano. Però sì. Questo c'ha invisibilità, è carino questo. No, vabbè, tanto è uguale, c'hai 6 punti di eccesso, capito? Entrambi hanno più 5 del team. Però vediamo se c'è qualcun altro. Non penso, perché qua sono tutti robot di attacco. Il supporto c'è qua. ZZ penso sia Z pure. Guardiamo per. No. Mina. Non mi pare. Poi figuriamoci. Niente, sono solo quelli lì che mi stanno già fatto. C'è l'astronave, ma non sprecherei i punti perché sono buoni per qualcos'altro. Ma adesso con Daniele dove ci sposteremo? Cioè, no, anche in generale, dico io un po'. Allora, loro volano tutti, quindi cambia poco. E l'unica cosa è che lì la base, se loro non si spostano, li cura del 30%, no? E questi... Sì, e questi... del doppio. 20% più si proteggono il 30% se atterrano. Però per ora non atterrano. Stanno volando tutti. Ma il prossimo turno vengono addosso comunque. Chi lo sa? Quanto si muovono? Non le puoi vedere quanto si muovono questi? Dai, fammi... No, vanno identificati. Vanno identificati. E ho passo il turno. Però se passa il turno così. Vogliamo iniziare a spostare i nostri un po' più avanti. No, tanto da destra a sinistra. Se lui col getter one da su. Ipoteticamente ci può andare anche la rana. Okay. E possono andare a sinistra, quindi noi potremmo stare a destra. Però più in teoria bisognerebbe guadagnare tempo, perché più lontani sono, meglio si resiste agli attacchi. Eccomi. Oh, ecco, giusto in tempo. Dicevo, vai, ho messo il Goldrake 2 al Goldrake 1. Ma quando ha sottoterra? Glielo stavo dicendo. Però bisogna vedere dove può andare, capito? Perché poi quando finisce non ti spunta. Allora, aspetta. Può andare col Getta sottoterra o no? Certo. Allora anche con la rana ci vado, per male in me. E la strada... la potenza del Getta. La strada è di qua. Oppure di qua. Se si va di qua, è meglio incontrare, andare sulla destra con il gruppo per distrarre questi qui, oppure stiamo qui e niente, e si aspettano comunque sia. Spostiamoci qui. Tutti a destra. Ok, però arrivano più in fretta se si va a destra rispetto a stare sulla sinistra. Magari se vengono spari il Getter si fanno più coraggio e vengono in avanti. Ok, andiamo a destra, vai. Allora il Goldrake io lo sposto fino accanto a Venus. Il Goldrake 2 ci va? Sì. Il Goldrake 2 va ovunque. Quindi allora... Ti devo fare flash o no?
Vabbè, lo facciamo dopo, tanto. No. Lo fai dopo con... Perché non sono uniti. Perché si sono uniti, esatto. Bisogna fare le cose. Sì, perché... No, potevo mandare anche il Goldrick sottoterra se avessimo preso invece del Goldrick 2. Esatto. Niente. Prossimo Vai. Giro. Uniamoci. E per, anche se c'è potenza superiore. Anche se c'è due mosse, dico, questa mossa ti frega, questo agganciamento. 24 punti per passare. No, stai sempre a trovare il difetto. Poi, sullo spostamento dell'agganciamento ha spostato Venus, la potenza. No, carici. Allora, Venus l'ha fatta a terra, vai, risparmia energia. Dimmi. Bibine sta andando a terra. Spamme le antipiene di energia, chissà. Ma ce l'ha flash, Bibine? Facciamoci un flash, perché sai. Sono due show diversi, spero. Show. Ah, ok, show. Okay. Il morale comunque lo tiro su, dai. Ma almeno una volta, sì. Ma sai qual è il problema? È che se poi ti colpiscono si abbassa il morale. Ah, no. Se distruggono uno dei nostri. Sì. Cioè, sì, intendevo quello. Ok. Chi altro da spostare? Magari con... Non so se far venire... Io ho capito che tu e Daniele portate mio e Getter su. Sì. E magari... porto io o qualcuno tipo il Masaki, quindi sei Buster. Ma noi andiamo sottoterra. No, io non posso. Capito, per quello si fa su, così non ci rompe le scatole. E allora faccio così, sposto in avanzata Masaki. In avanti? Da solo? E adesso mi unisco agli altri, non lo so. A destra? Poi uniti agli altri, stiamo andando a destra. Allora fai a destra, sì. Tu andi a piedi, così almeno risparmi benzina. Tanto, sei arrivato un fondo allo schermo comunque. Qua? Vai, va bene. Ah, c'è due mosse. Poi, Daitan. Da sempre a destra. Piedi. Sì, a piedi. Sì, lì va bene, guarda, lì... Qua? Sì, va bene, anche lì, dai. Poi, allora, la ranocchia... Ah, e cosa bisogna spostare qua? Bruga, che da solo bene che non ci sia. Una mossa. La rifà un'altra. Bruga lo mette nell'angolino. Così. Ma rimane proprio accartucciati lì? Sì. Vai, dove vuoi mettere il Getter? Allora dicevo prima, quando sei andato via, se voli vai fino a qua, che è quel punto più lontano rispetto a andare a piedi, e poi dopo da qua puoi andare a piedi, se vuoi. Vai, vola. Ti ho fatto i flash? Sì, fai flash. Con chi? Con Ayato. Flash. Vai. Vai, Getter, pensaci tu. Ah, sta missione la finiamo in una giornata sola. Change, Getter 2. Ma si sconfigge il cattivo. Guarda, lui dice la missione era quella lì. Trrr, sottoterra. Guarda là dove arriva. Oh, ma quanto va veloce sottoterra. E volendo c'hai il potere del più 5 e ti avanzano più 5 punti. Volendo c'ho anche il potere di più un'azione. Muore al primo turno. Al nemico, ti fermo qua allora? Sì. Vabbè. Però si allontanano, perché se non si allontanano è inutile. Proviamo. Allora, confermo? Sì, confermo. Non avevo capito, andate via la voce. Aspetta, no, pare che vada, se non si allontanano ci si avvicina a tutti noi e c'ho già il Getter in una posizione strategica. Sbagliato. Vai sottoterra. Ranocchia, fai vedere che anche te sa andare sottoterra. A quel Getter se ne approfittano, perché loro sono in due. Io non c'ho neanche flash, tra l'altro. Ma te rigeneri energia. Vabbè.
prossimo. Astronave la posso comandare dopo, va, tanto non c'è problema. Se vi volete spostare. Aquarius, dai. Anche Aquarius a piedi? Sì. Aquarius lo fa flash o no? Ce l'ha, l'ha fatto? No. Fallo. Mi sembra un po' fragilina. Se vuoi c'è la seconda mossa. Sì. Anzi, guarda, lasciala lì dove quando inizio. Ok. Grande Masinga. Flash l'hai fatto. A piedi. Cammina. Anzi, la fa vola, dai, che sennò ci sta fino a domani. Fatti un po' una mossa. E ora a terra. Mi metto qua, incastro in questo buco. Di Gundam, Dani, lo vuoi spostare? Oh, vai. Aspetta, poi vediamo se i sassolini quanto danno. 5%. 5%. Vabbè. L'unica cosa, hai fatto un po' una minchiata a mettere il Buruga lì. Perché? Perché se non sta parecchio lontano attaccano il Buruga per primo. Ah vabbè, ma ci vorrà due turni allora per arrivarli. Vediamo dove vanno e poi spostiamo il Buruga. Buruga adesso è in castigo. Sì, in castigo. Vai, vai tutto a sinistra. Ma va bene lì a piazzati accanto al Daitan 3. Ok. Poi Zeta Gundam. Zeta Gundam, vai, mettilo sotto il flash. Non ce l'hai. Nessun dei due c'è flash. Lo so. Seconda mossa. ZZ trasformano in aereo. Spendi energia così. È uguale, vai. Tanto la recupero. Qua? Se non la recupero. Vai. Beh, la vediamo, scusa, quanto fai? Mi pare il cammino. No. Insomma, ce la dovresti fare con il mossa. Allora, si va andare accanto agli altri. Sì, intanto c'è due turni, vai, cammina, vai. Ma mettilo in prima fila perché c'ho il coso, vai. Qua? C'ho l'arma matta. Ti va bene, va bene. Sì, sì. Zambot o combattere? Fai combattler. Combattler B. Hai fatto flash con qualcuno? Non sì, l'abbiamo già fatto con il terzo, mi sembra. Allora, piedi. Mi pare che ti muovi quanto volando, quindi se te la fai qua. Vabbè, vai di sotto. E i sassi rallentano il movimento. Sì, però dato è. Basta vai dietro, qua. Dietro ZZ. Dietro, ok. Ma è un super robot che si nasconde dietro a un robot. Per la trappola, no? Per attirare il nemico. Giusto. Di solito dovrebbero fare da scudo i super robot che sono più resistenti. Vuoi andare allora, qui? A piedi? Sì, va bene. È accanto a Aquarius. A destra? Sì. Ma ha fatto una formazione, ragazzi. Alla fine il Buruga è rimasto scoperto. Mi piacerebbe mettere Sidebuster al posto di ZZ. Cioè, non di ZZ, ma lì davanti. Vabbè. Davanti dove? Magari al posto di Daitern o al posto di Big Gundam, non lo so. Beh, posso mettere, guardate dove lo metto. Al posto di Sidebuster. No, uno dei due prima. Ah, ok. Allora, no. Posso mettere Daitern davanti al Buruga per ora e dopo lo sposto. Ok. Sidebuster di qua. Sì. Ok. Allora, poi ci abbiamo Mina. Tutto a destra, vai. Va benissimo vicino a Aquarius. T-Raptor è vicino a Mina. Magari si parla. Sì, canto qua? In ogni caso. Vai, sì, va bene qui. Oh, finalmente il migliore. Yanron.
Volando, arriva qui. A piedi. Arriva uguale. A piedi. Ah, scusate un attimo, devo un attimo interrompere. Arrivo subito. Allora, Dani, ci sei? Daniele non c'è. E allora vado avanti con la strana ora. Che mi pare non abbia flash. Esatto. Quindi la facciamo un po' a piedi, uno, la seconda mossa, per ora qua, quindi il bind sta qui, vabbè, vediamo, Yaron. Dovremmo esserci. Simone? Dimmelo. Mi sa che devo lasciare adesso. Pure tu. Sì. Oggi è stata la giornata. E vabbè, abbiamo iniziato la missione, almeno quello. Vabbè, se poi Daniele ti lascia pure lui, allora fermiamo così. Vabbè, allora adesso, in questo momento... Sì. Ok, allora ti salutiamo, Massimo. Sì, va bene. Ciao Daniele, devo andare. Ciao Massimo, auguri. Auguri, bravo. Grazie anche a voi. Grazie. Daniele, sia a te. Tutti, auguri. Ciao. Guardi anche ai telespettatori indifferiti. Ecco. Ciao, Massimo. Dani, allora gli arrondi devo mettere. Vai, tutto a sinistra, tutto a destra. Tanto faccio a piedi. Mi ho spostato l'astronave nel frattempo che non c'era nessuno. Dove vuoi andare? Mettiti sopra, accanto, presente al Godric, una più a split. Ok. Poi si può fare sempre con lo spazio. Allora, io passerei il turno. Santo, salviamo. Sì. Sullo slot numero 2. Slot 2, super slot. Però vabbè, tanto c'è spazio per manovre. Così vediamo che inventano questi qua. Aha! Richter! Ah, ho levato la cosa, traduzione. Dannazione. Porta. Beh, te la metto. Ah, sono arrivato. Come è arrivato alla fine? No, oppure parla da dentro l'astronave. Beh, da dentro l'astronave. E gli dice, oh, mi sto un po' riposando, non rompere le palle proprio ora che sono a letto a dormire. Proprio ora che è l'unica missione che non faccio, dice. Le ho fatte tutte finora, non c'eri. Adesso che mi riposo, Richard, perché sei venuto qua? Per sistemare tutto. Ah, è venuto a vendicare di quello che sta successo. Eric è arrivata pure. Adesso dice a suo fratello tutta la storia. Ehi, è stato lui a tradire. Se riesci a tradurlo, magari... Sì, dice. Ma perché poi c'ho anche il cellulare, se è sotto carica, no? Ah, no, dice. Vai. praticamente lei seguiva il fratello per dirgli che il padre era stato assassinato da un traditore, non erano stati terrestri. Quindi, no, non è colpa dei terrestri, lo sapevi che è stato tizio? Vai. Erika, davvero? Ma allora cambia tutto. Oh, io adesso sto tirando a caso. Aspetta, Erika, ho commesso troppi peccati, ho perso troppe cose. Vai. Okay. Adesso vi indicherò. Anche se non lo sapevo, il crimine non se ne andrà. Inoltre ho un senso delle arti marziali. Sarà di giustizia. Vabbè, vai. No, non lo fare, non ti sacrificare, non ti schiantare come fa lo Zambot alla fine. Ah, non lo diciamo perché per chi non ha guardato il cartone. D'ora in poi non sarò più in grado di fare ammenda per i miei peccati. No.
No, no, giudicherò me stesso con le mie mani. Bravo. Non lo fare. Aspetta. Fratello. A lui sì, allora non ho capito, ma è con noi o contro di noi? Va, ancora parla. Erika, stai indietro. Se non ti allontani, non ti mostrerò pietà. Secondo me si va a schiantare contro uno di questi robot inutili. Vai. Vabbè. Fratello maggiore. Chi è che chiama il proprio fratello maggiore? Fratellone. Torniamo indietro. Poi Sama. Raish Sama non capisce più nessuna parola. Vai. Neanche il traduttore capisce più nessuna parola. Nel senso, non ascolta più. Vabbè, sarà così. Ah, oh, ancora. Fratello. E se ne va. Basta, Londo Bell. Allora, Londo Bell, non ho obblighi verso questo Zezema, ma per sistemare le cose con voi ragazzi oso diventare un vostro nemico. Era così, perché non bastava. Ma allora... è perché prima non c'è, non c'è capito niente, non c'è capito. Dai, per morire, dice. Fai silenzio. Andiamo. Passano il pino tutti. E lui allora così. Cioè, allora proprio uscito. Bisogna... Avrebbe proprio se stupito. Allora è un buglione proprio, Cioè, da allora solo contro la Londo Bell. Allora ti faccio fuori... Vinto quando ci avevi rinforzi. Ora lo faccio fuori con il Buruga, che c'ha d'azione. Ah, che lui fa due mosse, però. Penso. Quindi, andiamo avanti con il piano del Getter. Io, a parte che l'avevo messo a battuta, però ho visto che andiamo avanti, però se questi non si muovono, se esco da solo mi massacrano. C'è la rana, aspetta la rana, no? Prima di uscire. E che si fa? I due contro tutti? Anche se ammazzo il boss finale, non penso finisca la partita. Ma la missione dovrebbe essere ammazzato il boss finale. Come a volte è successo, non si è potuto prendere i tesori. Vai lì. Arriva dietro il palazzo, sul piano. Ok. Qua? Sì. Poi sa cos'è? Che adesso io vado sottoterra e sbuco fuori, faccio due mosse, faccio l'attacco a mappa e rivado sottoterra. È fantastico! Adesso non si muovono, per la prima volta posso fare qualcosa. Con calma. Devo dargli più due movimenti, due più due. Eccomi. Aspettate che arrivo. Io a sto punto sposterei il Buruga tutto a sinistra. Se si avanza con tutti. Sì, fa venire lui che è da solo. Tanto. Vieni, vediamo se segue il Buruga. Passo. Come compattarti con qualcuno? No, metti il Gordrick accanto al grande Mazinga. Questa è pianissima, ok. Ci va a piedi, sa che ci si fa. Risparmiamo energia. Vediamo quanto va pure a piedi. L'hanno proprio buggato. Problema numero uno. Posso mettere l'astronave pure qua. Ok, vediamo che bene. Passo. Vai. Oh, davvero lì si spara arma a mappa. Ci si fa d'ora. Oh, attacca il grande Mazinga. Come osi? Si faccio il Great Booster? No, vai. Sì, boosterizzalo subito. Ah no, in realtà il booster fa meno male, perché abbiamo potenziato il grande fulmine. Quindi... Allora fai un bel grande fulmine subito. Grande fulmine. Ti faccio passare la voglia subito, non c'hai capito niente. Te la faccio in tenda a nocchini nel campo. Grande fulmine!
E uno, vai, 5.000 andare. Quello ha fatto un mosso, quindi ha finito il turno così. Ok, adesso ragazzi, divertitevi, infierite come volete. Quando su, tanto la ranocchia, vediamo che succede, vai. Manda sulla ranocchia. Ah, tanto salvo allo slot sempre 2. Sì. 3. 2. No, quello dopo qual era? Faccio il 3. Vai, fai il 3. Vuoi vedere quanto la il raggio dell'alba? Prima che me lo dimentico. Questa è la mappa 6, ok, quindi dove posso arrivare? Go. 6, da qua non arriva nessuna mappa, però fai una mossa, fai la giravolta, fai un'altra volta. 6, se mi metto qua faccio quelli sotto tutti, poi faccio 1, 2, 3, 4, 5. Però devi spostare il ghetto, ti faccio 1, 2, 3, ma mi metti se 4, sono sotto terra? Ah, giusto. Allora vai, il prossimo turno si fa subito un attacco a mappa. Quanti ne riesci a fare lei? Purtroppo solo 2. Però, vabbè, insomma, in 2 turni 2. Ah, allora però stanno sulla base qua, si ricaricano gli strusoli. Vabbè, te intanto fai un attacco a mappa. Sì, almeno scopriamo. Guarda, qua invece come la gestiamo? Sparo con... massacriamo. Sparo con l'astronave. ...85% di colpi. Vai, colpi. Tanto poi ti ricurico Venus. Sì, no, più che altro perché... bisogna alzare il morale dei nostri, quindi è una buona scusa per alzarsi il morale. Che anni c'ha lui? 20, 20, vabbè, non è certo non finisce. Aspetta, scusa, se vado un corpo a corpo mi becca di peggio. Sempre 85%. Vabbè, dai, sparo perché qualcuno dei nostri può andare corpo a corpo. Dai, manca! Sarebbe il corpo. Ah, che legnata, 1.008 quella. Schiva! Sì, all'85, chi sei? Ah, dannazione, mi ha colpito. Vabbè, 1.003. Dai, da un altro colpo. Come hai usato? Adesso schivo. Capace con Gundam mi puoi sparare e ti manca pure. Può darsi, infatti ora volevo provare. Col dumbine di sicuro ti manca. Ah, bravo, anche col dumbine si ha fatto. Oh, però ora mi ha levato di meno perché mi sono alzato il morale. E ha passato di livello. Ah, il Goldrake deve passare di livello. Prova. C'ha 24. Fai flash. Già ce l'ha flash. No, non l'ho fatto prima flash. Ah, vero. Se l'ha detto non se l'ha fatto. Flash. Che attacco gli fai? Vai di là. Questi sono pugni. Ce ne due soli. Sono venendo a corpo a corpo. Fai quello di 1-5. 1-5. Ah, questo. Sì. Vai, vai. La metti da rasoio 904, fate più l'astronave. Davvero? 1.200 904.
Va, passa di livello almeno, dai. Un è passato, te ne rendi con 22. 22! 2! Ti manca 2! Hai sprecato un flash per niente. Vabbè. Vai, sparo con dubbio, vai. 8 colpi di questo, 8 di questo. Va, questo qui. Giusto per il morale. 0. Ah, perché gli ho dato flash. Vabbè, dai. Tanto mi serve il morale. 894. Io del Gordi. Con l'arma più scasone. Scasciona. Ma se l'avessimo messi sulle rocce, forse un 5%. Oh, bravo. Oh, vedi il dubbino è passato. 160. Perché il dubbino c'ha proprio. Che livello è? Perché è scarso di livello il dubbino. 45 e l'altro 49. Io quasi quasi me la rischio così. Rischiala, vai. Ma che vada a buono. C'è un picco arma? No. Però c'è una roccia qua. Quindi posso spostarmi e guadagnare un 5%. E non spreco neanche energia. Non proietto. Aspetta, 23. Ma a sto punto gli do un colpo tosto. Se non c'è l'energia, 10 di energia, così dai. Vai, taglielo. Dai Dumbine, dai un bel colpo che ti alzi un po' il morale. Fai il fantasmino, mi raccomando. No, sta per diventare un fantasmino. A te ne rendi conto, al 23. Ma che troiaio sei. Guarda con lo Z, se non vedi. Se lo spara con Venus. No, con Venus forse è meglio se vai a cura. Aspetta, vedi quanto è la percentuale. Oh, 57. Almeno lo 5. Sai che con Venus in quell'altro super robot quando curi recuperi, prendi punti di esperienza? Sì, anche quello nuovo si era visto. Allora, Zambot ci alza il morale e combatte pure. Spara con lo Z Gundam, voglio vedere le percentuali. Dov'è lo Z Gundam? Lo sparo normale è questo qui. No, fai lo tosto. Da 3200. 40 di energia. Lo so. 25. Domene al 23 è stato colpito. Ma lo Z non ha più da. Vai. Mi sono tirato il tè addosso. Muoia. Fatto il critico. 7000. E mi manchi pure. Aspetta un secondo, mi sono rovesciato un po' di tè addosso. Vai. Che è il passo di livello ora? Troppa potenza mi è andato tutto addosso. Allora, chi è che serve Morales? Diceva. So, vedete che forza il morale. No, ho con detto chi è con... più basso di livello. Magari si può fa per tirarlo giù. Cioè, se devi tirare un altro colpo con lo Z lo distruggo. Ah, non ho visto quanto è andato. A 4000. Ah, a parte. Dov'è che si deve parlare? Venus! Vabbè. Che chi è quello sopra Venus? Show! Midbine. Che ha già fatto l'azione. Quello altro? Daitan 3 qui il prossimo che può fare qualcosa. Magari Daitan 3 ce la fa tirando giù col Daitan martello. Aspetta, però Daitan 3 è già tosto. Chi è che c'ha bisogno? Invece con Butler o lo Zambot, perché fanno la mossa finale, guadagno 5 di esperienza. E allora fai lo Zambot 3, che è 46. Ok. Quanto c'è? 4000. Se no, guarda un po' col Bigundam se ce la faccio a sparargli com'è la percentuale. Cioè, 2000. Devo qualcosina. Allora, fa due attacchi volendo lo Zambot, però. Sì, ma intanto gli posso dare un colpetto col Bigundam, così gli levo anche qualcosa. Guarda. Allora, aspetta, levo il colpetto con lo Zambot, che tanto anche lui deve tirare sul morale.
Sì, ma tanto se fa uno fa tutti, no? No. No? Zambi solo chi lo colpisce? Ah no, giusto, hai ragione. Z, come dicevi, ZZZ? Z. Colpì. Quello accanto. No, 2006 no, se no rischio di tirarlo giù. Quello da 1003. Ok. Beh, se la percentuale è bassa, ovvio, se no... 36. No, allora niente, vai, fai qualcosa. 36 percentuale. Chi c'è poi? Fai i flash con lo zambo e te gli fai guardare. Qualcosa. Ok. O se no gli posso dare un altro colpo col Goldrake. No, ma Goldrake un altro non ti serve il morale alto. Ma passa di livello, ti manca di... Sai basta, volendo. Mi serve il morale, qua. Sai basta, ma il morale, se da un punto lo dà a tutti, è utile. Dagli il colpetto, capito? Magari col Goldrake è utile perché è basso di livello. Ah, giusto, giusto, giusto. Vedi, questo qui dà proprio da meno di tutti. Sì. Missilini. Stavolta ti prende al 100%. Fammi colpire, mi cura Diana. Vai. Sì, Diana già deve curarne due. C'è un'azione sola. Vabbè, io, poi ti entrerà nel coso e le upera, no? No, c'è un'azione che può fare una mossa per turno, Sayaka. Non le fa due. Sì, lo so, ma i nemici sono un culo. Ah, finalmente è passato. Quanto ti sei levato? Niente, però. 4.500. No. Forse sei usato una mossa un po' troppo debole. Devi usare un crena un po' più forte. Vai, Zambot. Ma usa gli flash. Già ce l'ha flash. Ah. 2040, vediamo quanto va. In caso poi diamo un colpo con altro. Sì, risparmiamo sull'energia. 1937, ok. Grande, grazie al flash. Chi è che gli dà un colpettino? Ah, Koji, volendo, dovrebbe resistere. Regge il colpo, Koji. Il 5, questo è questo qui. Lo vuoi fare un Gunda? No, Gunda l'hai fatto tutti. ZZ? ZZ. Ti serve il morale? Non mi sembra di... No, no. Ci arrivo a fare l'arma a poco tempo. No, allora non ti serve. Ah, cioè, ti serve 100 di morale, però non penso si vada giù. Aquarius, serve il morale, forse l'hai serve. Ah, Cosmi. Aquarius è anche, mi sa, Cosmi. Allora è meglio fare gli Aquarius. Fare gli Arron. Vabbè, fai Aquarius. Vabbè, fai gli Arron, perché lei c'ha pochi punti. Gli Arron spari un questo, però lo fa fuori. No, ti vai... da 8 quanto gli levo, quindi. Ma si fa il critico. No, un pezzo, cioè, vai. 2005. Fagli quello da poco, sì. Tanto poi dopo non ci arrivo da poco, almeno così non mi spara indietro, mi spara. Guarda. Eh? Ah. Va, rischiamola, dai. Sei lui spara. C'è niente. Non è da far poco. Rischiamola. Se non esce il critico, teoricamente no, l'armatura ce l'ha. Da quant'è il colpo? 2007, 2008. Tì, 57. Vai, Zambot! Ora Zambot lo manca. Flash! Prima di tutto, perché se no poi ce lo dimentichiamo per dopo. C'è fortuna questo qui tra l'altro. Sembra di sì. Forse il terzo. No, non ce l'ha. Vogliamo il primo? No, niente.
combattere, vogliamo. Allora, aspetta un po'. Qui c'è 105, serve 103. 101, 103. Combattere, questa. Ecco. Combattere c'è anche fortuna. Combattere c'è più prova. E a entrambi, anche lui serve 130 per la massa finale. Che dici? Combattere 48, Zambo 50, dammi il combattere. Ho già il combattere. Andiamoci a risparmi. Ah, fortuna qua. Che livello è lui? Il nemico. 49, ok, è sotto, quindi qualche punto si può. Però non so cosa perde il combattere, un po'. Guardo che flash. C'ha combat, che c'ha fortuna, c'ha amore, amico, pure alleato e flash. 4 flash. È un bel. No, non la fa a fortuna, dai, tanto ci interessa il morale più che punti feriti. Cioè più che nel livello. Tanto ormai è l'ultima missione. Qualcosa gratis questa. Spada! Spada, lancia! Arma bianca, un schiappone, 57, grande, che eroe. No, ma vuoi tradurre? Vai, aspetta, vediamo se cosa lo viene fuori. Pure il Daimo se lo poteva fare fuori con 57. Oh, ma è ora che se muore lui, chissà se Akira viene oppure no, Lui è il nemico del Daimos, quindi. Ah, del Daimos, è vero, giusto. Sì. Questo è tutto finito. Aizam, vengo anch'io da te. Che scemo, potevi risuscitare con quell'altro. 49, dai. Almeno è passato di livello. Vabbè, lo risusciteranno con le sfere del drago. Allora lui ha 105 secondi previsto, quindi volendo si può fare un potere, vabbè, li rimettiamo a posto entrambi. Sì, rimetti impostazione. Okay. No, ma mettilo in prima fila il combattere, vai. Dai, lo metto in prima fila, accanto a lui. Ah no, niente, hai detto una cavolata, vai, mettilo dove era prima. Chi mette avanti, lo Zambot o... Forse è meglio mettere davanti il combattere, che è piuttosto. Mi sa di sì. Cioè, potrei spostarsi, no, ma è già finito. No, sposta Venus accanto a chi deve essere curato. Che è l'astronave. No, l'astronave è cosa? Dumbine. Quasi morto. Metto qua, gli faccio entrare. Però anche con Venus un colpettino per fargli fare due mosse forse era meglio darlo. Sì, e beccava il 50%. Ah, ma con l'arma a meno 5. Ah, c'ha un'arma più 50? Più 20. So, dai, 25 in più. È 75. C'ha anche sicuro. Allora... Ah, se era con sicuro andava bene. Vai. Dietro, lo lascio lì. Salvo di sul 3 di nuovo. Salva 3. Quindi secondo te se muore il nemico finale è finita all'istante? Beh, diceva che è Bright, io lo sai, è lo stratega, è il Bright. Vabbè, allora seguiamo Bright e vediamo cosa succede. Vai, fai con la rana la tattica, esco e... Non so che ci vuole il prossimo turno, perché... Non fa muove e spara la rana. Vai. Capito? Sì, mettiti lì il più su possibile, così. Ok. Vai. Sì. Al prossimo turno, la passo? No, avanziamo con quelli sotto, io inizierei un po' avanzato, tante volte. Aspetta, raga, fammi finire di curare con Venus. Ok. Devo curare anche il Goldrick. Allora aspettiamo un altro turno.
No, metto. Vabbè, intanto si avanza, poi dopo. Ok. Come vuoi avanzare? Che qui c'è qualcuno che non vuole. Ah, qua ci si passa. Infine andiamo. Ce la facciamo a piedi così, tutti dritti, allineati all'altezza del Daitan. Sì, vai, così se c'hanno un'arma mappa che spara a lineare ci beccano bene tutti. Io farei così. Scorciamo le distanze. Compattiamo. Chi è che non vola, scusa? Chi è che vola? Chi è che non vola è il Gundam. Il Bigundam. Guarda un po' se il Bigundam si trasforma, mi sembra di no. L'unico che non vola. Possiamo fare. Quadrato romano. A ZZ che c'è l'arma a mappa, giusto? Sì. Tu ti stai qua tanto. Dove è arrivato Fabio? Ragazzi, ma cavate lì! Oh, sei arrivato, eh! Ve l'ho detto che passavo per fare un saluto. Bravo. Tanto oggi giochiamo poco perché io devo finire presto. Però almeno. Ah, perché sto in campeggio e sicuramente quasi tutti stanno già andando a dormire. Come il sole scende qua, come le campeggio. Ma sei in vacanza? Sì. No, beato te. Fabio è in vacanza della vita, come la canzone. Vacanza da una vita. Ma allora come stanno andando le cose? Eh beh, con calma. Massimo c'era, ma ha detto andare via. Ah, siete rimasti tu e Daniele? Sì, guarda, tra un po' tanto pure io devo andare via. Daniele pure deve andare via perché c'ha l'idraulico che deve venire. Certo, no, l'idraulico è già venuto. Ma non ho capito. Ma non ho capito io che cosa che è. Voi toscani col fatto degli idraulici che vanno a casa, lasciateli andare a casa, che problema c'è? Allora, sì, lo sai, è bene non averci gli idraulici e le mogli in casa insieme. Ma c'è paura che mi si tromba la moglie? Capito? Sa mai. No, più che altro l'idraulico è venuto, più che altro non c'è la caldaia, ma ora va. Ok. Ah, giuro come che c'è la caldaia e va lo stesso, come funziona? Ha levato la caldaia, adesso funziona meglio. No, c'era un problema alla caldaia, ma andava, invece poi non ci ha fatto nulla e va lo stesso. Ci ha sganciato un sacrosanto qualcosa. Quanto hai voluto solo per venire a guardare? Eh? Quanto ti ha voluto solamente per venire a guardare? Niente, non gli do niente, perché l'hanno spostata loro, questi scemi. Vabbè, lasciamo bene, guarda. Passo il turno, Dani. Vai, passa il turno. Oh, ma allora sei arrivato in rinforzi, Dani. Oh. Traduzione. Aspetta. Adesso abbiamo il potere del Daniele, ha imparato il giapponese prima di me. Fabio. Ah, sì? Sì, guarda, Dani, ora ti faccio vedere. Non è che traduci proprio benissimo, però qualcosa... traduco come so. L'ho imparato da un'applicazione, quindi... Che cosa... Qual è? Duolingo? Sì, Duolingo, bravo, quella che sto usando. Ah, sì? Ah, questa è la fine. No, è vero. Dici questa cosa. Sì, non importa come la calcoli, non abbiamo possibilità di vincere, ma almeno se lo attacchiamo mi dispiace per Roth. Cioè, te riesci a tradurre al volo tutta sta frase. Hai capito? Sì. E per anni abbiamo fatto sprecato tempo. Anche se fai qualcosa del genere, Loff non sarà felice. Sì, capito? Lui lo sapeva tradurre. Non c'è niente da fare. No, devi fare qualcos'altro. Hai sbagliato lavoro, devi metterti a fare. Senti, lo so, nella mia testa, ma tutto non ha senso. Si potrebbe dire che è una lotta. Te le hai inventate o è vero? No. Lascerò andare i pensieri che sono... Ah no, vado a liberarmi dei grumi del mio cuore. E i sentimenti di Roth. Grumi del mio cuore.
li traduci su Google, veramente al volo così riesci. Che cazzo è? Traduci al volo. Beh, ci incontreremo per un po'. Questo è? Questo è? Questo non, mi sa che non la stai traducendo. No, questo è... un pezzo non lo traduce. Non lo traduce. Mi piace, scritto solo questo è. E questo è? Oh! Bene, si è avvicinato. Fabio, no, praticamente si è scoperto che con Google Traduttore si può tradurre al volo. Apposta. Io pensavo, dico, ma questo o la fa con Google. Peccato. Ma chi è? Non, qualcuno lo manco per poco. Li manco quelli di che si sposta. Poi, ragazzi, io sono portato a farvi un saluto. Vi auguro buon Natale, un felice anno nuovo. Sì, la prossima settimana che fa? Rigiocate? Non si sa, questa settimana è l'ultimo dell'anno, Fabio. apposta. Comunque, grazie degli auguri. E dato ci aggiorniamo. Se si gioca, magari perché oggi è sabato, no? Se si gioca un po' prima, qualche giorno prima ti faccio sapere. Vai. Tanto finiamo presto anche oggi, tra 15 minuti si finisce. Quindi. Va bene. Ragazzi, vai. Passate delle belle feste. E dai, ci sentiamo. Mangia tanto, mi raccomando. Al barbecue, al campeggio, no? Sì. Che ci stai a fare? L'ho fatto proprio adesso, salsicce, abbiamo fatto salsicce e cose, e corn, e pannocchie. E pannocchie, sì. È buono, bravo, dai. E adesso c'è pure una bottiglia di cosa, di come si chiama, di vodka che dobbiamo stappare. Una vodka polacca. Te la bevi da solo? No, insieme a questa qui, insieme alla calandese. Ma allora non fate troppo casino, che i prati sono già letto, mi raccomando. Vabbè, ma che casino. Mamma lascia perdere, va. Vai, ciao. Ciao, auguri. Allora, dai, passo, salvo. Passa e salva, il gusto della vita. Aspetta, che fai il minghetto, due mosse, la ranocchia. La ranocchia è un aspetto, c'ha due mosse. Hanno appena fatto loro, non devo passare. Vai, la ranocchia può uscire e fare l'arma a mappa. Posso addirittura spararci pure fervore. Oppure una mossa in più per fare due mosse a mappa. Posso fare due armi a mappa con una mossa in più, la faccio. Vai, una mossa in più. Salva! Ho salvato qui. Hai salvato prima di fare questa cosa? Sì. Vai. Fervore. Su che avevi salvato? Su 3. Ok. Esci fuori. Attacca. Arma mappa. Dio. Peccato non c'ho danno trico. Vai. Ah! Una rana a sorpresa! No, aspetta! No, lo si traduceva! Ah, dannazione, ho sbagliato! 390? Ci ho rilevato 390 sola quello lì, dai! Oh, mi viene il dubbio che non riusciremo a farlo fuori con due Stone and Sunshine! Sa anche a me! E questi recuperano il doppio stando su quel cosino lì, su quei palazzi. Vabbè, meno male se è salvato, se riparte da qui. Però sei passato di livello. E adesso ce lo sparo un altro. Vai. Fervore! Siete contenti? Io ce lo risparo. Però il primo l'ha mancato, gli ha levato poco. Vediamo il secondo. No, niente, non c'è verso. È sempre... cioè, se l'armatura 10 miliardi. Ma con l'arma a mappa lo cosi? L'ho preso, però gli arrivato. Sì, niente. Scusami, volevo... Non ho parlato bene in italiano. L'ho cosato. Quindi, si può vedere ora quanto sciare per attività. In teoria sì. E sono ripassato di livello. Però mi sa che uno non l'ha preso. Sa che questo lì l'ha schivato. A 38.000. Sì, uno l'ha schivato, dannazione. Allora, armatura c'è a 2150. Fai te. Velocità al 93. Cosa? 2150 di armatura. Aspetta un secondo, arrivo subito.
Però mi sa che io forse non c'ho il morale per farlo con Sunshine. Ah, bravo. Comunque lui c'ha, c'ha il morale a 99 lui, perché abbiamo fatto fuori quell'altro grullo prima. Se c'è il morale a 100 può fare l'arma mappa 7 e colpisce fino a 11 caselle di distanza. Vabbè, c'hai il putico per tirare sul morale comunque. Tanto ce l'ha ben che. Sì, ma se poi è inutile, cioè quello che dico io, ti riprende dal salvataggio prima. Vabbè, cioè. Ok. Io intanto vado sotto. Il mio l'ho fatto. Ciao. Ho sbagliato, l'ho sbagliato. Vai in aria, così ti vedranno tutti. Change, getta uno. Va, sta a piedi, va, che già l'energia non ce l'hai. Ah, ah, invece dito. Però guarda che culo, puoi andare qua. Sì, ma ti... non hai capito che mi attaccano tutti e muoio, cioè. No, vediamo se muore il tipo. Poi si riprende dal salvataggio prima se non gli fa niente. Ok. E cambiamo strategia. Perché? Faccio subito. Alza morale. Aspetta, sì. Guardiamo quanto ti serve. Io lo so. Serve 130. Quindi ti serve due volte. Vai. Questo è come quando si fece Ashura, ha fatto tutti l'attacco insieme. O il Dragosauro. Se c'è 9,50 dal minuto 200 più del mondo. C'hai dato triplo? No, c'ho fervore co. Fai fervore co. Rioma. No, vediamo, fai anche perché... oh, fai flash con Hayato. A parte non c'è fare. Vai. Vediamo le perce... ah, non si possono vedere. 86% tra l'altro. Io penso. Io ci sparerei un preciso. Sì, anch'io. Hayato? Ce l'ha preciso, sì. Sì. Vai. Vai. A piedi. Sconditi tra i palazzi, ti giro, vai. Se gli leva 30.000 è buona. So, io levato 250, però levava 2.000. Guarda, mamma. Dio beh, poissimo. Ma te non c'hai tre attacchi, tre mosse? Volendo sì. Ma lui c'ha 65.000. E te sei passato di livello per adesso. Ah, adesso magari... Vai. Ma da, no, non ancora, non ancora. Vai. Oh, se no. Torna pieno, prova. Ah, oh, lo sapevo. Ah, adesso lui è andato nell'astronave. Io scorso. Ricaricherei quindi allo spreco di poteri. Usiamo il cosa potere dice del lui? Salvataggio. Cosa aspetta. Dice? Aspetta, voglio aiutare dunque. Mazza. Perché non lo ammetto? Perché non lo ammetto? Ah, no. Zemo, perché non la metti? Dici che i terrestri sono degli esseri. Sono degli esseri. Deboli. Inferiori. Ah. Scusami, perché non la metti? Perché i terrestri sono degli esseri qualificati per essere dei nostri compatrioti. Vediamo. Ma non dire stupidaci. È stato solo un attacco del Ghetto, guardate una sgraffiata e basta cosa. La non lasciarti sfuggire. Non lasciarti sfuggire il mondo. Allora ti chiedo, stai dicendo che puoi metterti sullo stesso piano delle scimmie? Oh, come osi? Certo, l'ho clonato io. Questo è un malinteso di Zeman. Ah, visto, dicevo. Ora non ci sbilanciamo, ho detto qua Zeman, non è che siamo uguali a loro.
quanto pensi di saperne sui terrestri? Quando sono stato inviato su questo pianeta, ho scoperto l'intera storia di questo pianeta. Questo pianeta è Marte, cosa sta raccontando? vabbè, forse racconta di quando è andato sulla Terra. Sono sorpreso che esista una razza così stupida in questa galassia. In effetti c'ero io. Lo sai, questi tizi stanno portando all'estinzione migliaia di decine di migliaia di specie. Quante ne hai detto? Se li paragoni alla legge galattica, meritano la pena capitale. Effettivamente, ha ragione lui. Se tutto qui, allora questi ragazzi hanno sterminato anche i loro simili della stessa specie per motivi stupidi. Una razza così inferiore non ha alcun valore per la sopravvivenza. Questo è un tuo pregiudizio. I terrestri sono solo immaturi. Non tutti i terrestri sono come te. Come dici te? Fermo. Stupido! Sei stato influenzato dalla razza inferiore. Allora sei uguale a loro. Bravo. Ancora chiacchiera. Non posso. Aspetta, non posso. Non mi stai ascoltando? Beh, fa 300 traduzioni un verso a quell'altro. Non posso, non mi stai ascoltando. Mi dispiace, Don Ben. Non credo di poterti essere di alcun aiuto. Ecco, lo sapevamo. La chiacchierata e basta. Tutto chiacchiere distintive. Non proprio. Grazie all'ascolto dei tuoi pensieri. Capisco che è possibile collaborare con gli ospiti degli ispettori e noi. Con i guest e gli ispettori. Ma se Zeno è troppo duro. Ma non posso perdonare quello Zeman. Certo che ha ragione. È vero che gli fanno male le orecchie. Ci avrà rotite. A parte sto nesciance, è terremoto, qualcosa di fischio per le orecchie. Zeman, quello che dice è in parte vero, ma quello che stai cercando di fare è esattamente quello che hai appena criticato. Grande Rambo. Cosa? Cosa? Su quale basi? Dell'hardware. Stai ammazzando tutti. Ti restituirei quelle parole. Su quali basi stai cercando di rivendicare i tedeschi e la loro tecnologia come tuoi? È chiaro che il tuo obiettivo risiede nella tecnologia militare della Terra, soprattutto nei raggi Getter. Basta? Sì. Ma... I giapponesi scrivono 600 righe per dire una parola. Nu, razze inferiori! Puoi dire quello che vuoi. Nella... Ecco il genio lui si vede che è proprio un genio. Sam, volevo vendicarmi di Loff, ma non riesco a tenere il passo. Ah, se ne va più. Vai. Grande. Se non ci riesci a tenere il passo. Non ho fatto ancora niente. Loff ha dato la vita. Loff ha dato la vita per un uomo così. No, non voglio più combattere. E se ne va. Maledetti. Ti lasciano solo. La battaglia deve ancora arrivare. Adesso arriverà Redim. Con questo potere, una prova destinata a diventare un dominatore. Ok. Ma si ricaricherà? Comunque, peccato che non puoi scappare sottoterra, sennò. Avremmo eliminato due di quelli dei rinforzi. No, Dio, che vuoi fare? Si ricarica o tanto è uguale e si continua così? Beh, tanto senti, tra un po' si stacca, quindi se vuoi continuare a vedere che succede, però poi potresti provare a scappare con il ghetto e vedere se cosa fa. Ma secondo me non si schiodano di qua. No, quelli no, ma quell'altro sì. Prova a far vedere dove arriva il ghetto.
Aspetta, volando. Questo a piedi. Col Change Get 2. Uguale, volando. Change Get 1. Ora. Peggio. No, ormai io col Getter 2 a piedi e usa Flash di Ayato. Posso usare anche il potere del più 5. Flash. Ma secondo me non ci arrivano. Ma fanno due mosse, te ne fai una. Vai. Allora, guarda, te arrivi qui, all'imboccatura del coso. Loro sparano tipo a 10 caselle. Vai te. Non ci arrivano a sparare. Fa una mossa e poi sparano. E te ne fai una... Te c'è la mossa sola, cioè i due potrei andare sotto terra, perché puoi fare più una mossa. Sì, spreco tutti i poteri. No, tanto si ricarica, ma abbiamo scoperto che è inutile questa mossa. Fai più 5 allora, ti avanzano. Vai, fai più 5. Più 5! Aspetta, vai. A sto punto magari col Getter 2 va più, Getter 1 vola. Una casella in più. No, usa il Getter 2. Puoi fare anche preciso per schivare gli attacchi. Vai, ma tanto si ricarica, quindi no. Vabbè, però se vuoi vedere come sono cose. Vai, preciso. Preciso, cioè, perché abbiamo attaccato con preciso, cioè c'è. Vai. Dividiamoli. Ma chi è che devo caricare il Goldrick? Sì. Ma mi sa che a questo punto ci conviene aspettarli qui al limite, perché quegli altri scenderanno. Passa il turno, penso, vai. Di sì. Questo spara. Cane sì. Delle birre. Però se sei levato dal palazzo è buono. No, vuol dire che forse ora si può beccarlo. Ma lui era sempre... Non so se si sposterà lui dal palazzo. Ma gli assistenti, se non altro, non si ricaricano. E quindi con la ranocchia è stato ricaricato. 94%. Poi ha con flash, capito? No, con flash, con preciso. Preciso. Grande. E sperare che si ammucchino, quindi non hanno spazio per avvicinarsi per sparare, che rimangono un po' più indietro. Io spero non mi becchino mai. Anche se si ricarica. Però se ce la fa a sopravvivere potrebbe essere interessante vedere come va a finire. Sì, potremmo anche non ricaricare. Sì. Cioè, alla fine abbia sprecato solo l'energia, no? Vabbè, qualche potere sì, però. Puoi sparargli indietro se vuoi. Non ci penso neanche. 55? Vai. Spero che qualche vada esca un fantasmino. Ora in teoria deve essere lì. Grande Gaiato! Gaiato! È felice. Ma quanto cazzo lontano spara? 58%. Vai, il fantasmino di Gaiato! Questo è, tra l'altro, piuttosto che quello che ha evitato la seconda mamma. Che altro c'è un po' sopra la meta. I costi di Ben Kay che si ammazzi la gente. Sì. Ah, che vedete a rana, ci sono sprecati i poteri. Vabbè, però sono usciti di là e alla fine sono un sacco di cose risparmiate piuttosto che andare da loro. Ma forse sarebbero venuti giù ora. Non lo so, perché qualcuno sì all'inizio, però questi lì non si schiodavano quelli con l'elmetto.
grande. Secondo me non mi becca più nessuno. Perché quello lì è una specie di boss. Infatti ti ha schivato il colpo. Grande, grande. Questo qui è l'unico che potrebbe rompere scatole. Schiva. 50%. Vai, aiato! Fantasmino! No, la grande schivata! Nessuno colpisce il Getter Chu! Siete eroe. Troppo lenti! Oh, quello è rimasto da solo. Oh no, boia, quanto spara sto? 55. No, no! Troppo presto. 147. Ti è rimasto uno solo. Però sei lontano, dai. Grande, non ce l'ha fatta. Tu hai fatto una mossa sola. No, questo no, a... Bestia, qui dove cacchio sparano? Sotto il, l'armi a mappa dello ZZ, ma in realtà sono uno, si è spostato. Domani c'è la flash. Davvero. Comunque Conte si è arrivato in rinforzo tutti insieme. ZZ, non ce l'ha flash. Schivo. Da schivata. Scudo, già ha messo fuori lo scudo. Ah, ho capito, meglio che ce lo tiro fuori sto giro. Oh, cioè, alla fine del giovino hanno cominciato a imparare a usare lo scudo, all'ultima porca missione. Miseria, sì, peccato che lo ZZ va a pastifigge ora. Direi schivo 49. Schiva, no, di qualcosa fai muro in culo, vai. Speriamo con la spada non faccio un granché. Tira fuori la spada, con la spada. Minchia, 1005 spada. Un sacco. Già te già dato che ho usato lo scudo. Figliamoci la spada. No, ancora lo ZZ. Schiva. Però qua, la schivata ci riesce forse. Grande. Mamma mia. Che eroe. Oh, il Get si è curato da solo 6-20. Com'è possibile? Forse è un potere del Get. Ah, sì, hai sbloccato il potere del coso. Il pilota. Oh. Aspetta, chi era? Questo è il robot. Il robot ce l'ha. Vabbè, comunque. Salvo al 4. Salvo al 4. Vabbè, se tu ci avessi un Getter Beam a mappa sarebbe buono. Qui ci voleva ora lo ZZ a quella posizione. Con danno triplo. Quanto c'ha? È finita l'energia lei. 80. Però posso sempre fare l'attacco. Esco fuori, sparo un colpo a uno. Vediamo se ce la fa. Senza essere colpita. 7. Allora però c'è tutti la mira filotta. 82. Potrei stare sul palazzo per schivare meno, poi mi vengono addosso. Guarda che se io vado sottoterra vengono tutti addosso a te, eh. Ah, vero. 82, oh, tutti mi pregliano. Ma sai, no, 99. Ce n'è uno che... 99. Qua 89. 88. Aspetta, io ho qualche potere preciso. Vabbè, faccio un attacco poi mi nascondo. Facciamo, ci li giochiamo a melina. Un attacco per uno. Li tiriamo avanti e indietro. Mi sembra stessi a pelle. Cannoncino 1.8 e 3. Boia, mi ha preso.
Emergenza, emergenza. Sottoterra. Fine. Vai. ZZ. ZZ, non so se conviene metterlo nell'astronave. Però mi cala il murale. Te devi calare, mamma. Quanti ne becco? No, ti devi spostare e fare l'arma. Ah, fare due. Andiamo. Così ne becchi uno, due. Te che poteri c'hai? Preciso che finora non ce l'avevi. Posso curare con Venus, c'ho ancora due cure. So quanto. Però poi dopo non ce l'hai più. Beh no. Yaron. Ne prendi tre se si leva a combattere con l'arma a mano. Quanti ne prendo? Tre. Se spostiamo il combattere. E secondo te è buono? Tre non è male, perché le puoi sparare due volte, no? Con l'arma a mano. Allora non ti sarebbe buono che una sparo e quell'altra scappo. Due scappi che sono tutti qui. E lo schermo è finito. Quindi è bene spari due volte e non ti becchi. Scappo nell'astronave, è ovvio, no? Sì, e poi tirano tutti sull'astronave. Mica ti posso mettere tutti sull'astronave. Tutti, lo Z che è quasi morto. No, sto dicendo lo Yarron, sto dicendo. Spari due volte con Yarron con l'arma a mappa, allora non ti sparano indietro. Ora faccio io col dumbino intanto che tu ci pensi. Cioè, oh, gli manca uno, porca miseria. Per fare l'attacco grosso. Uno di morale, ci tocca spendere punti. Beh, dai, spendiamoci. Quanti sono? 64. Allora ci vuole qualche potere. Ci vuole il potere del preciso. C'ha pure danno triplo il dubbio, eh? Non è? Sì? Potere del flash. Vai, Dumbine! Tirati su un altro po' di morale. Tara, questo è pure pieno. Solo 3.000 hai elevato. Vabbè, l'attacco le toglie 2.000, però... Fantasia... Grande Dumbine! Ciao, Flash! È preciso. Ancora niente. Un altro attacco, 34. È dura, dura l'avventura. Cosa facciamo? Astronave. Astronave c'è la resurrezione, ma gli aspettiamo. Sì, è vero. Daita com'è il morale? Ciao, serve due. Due. Rossano. Tiriamo sul morale Daita. Punti ce l'ha. C'è flash Daita, sì. Sì. 130, quanti nemici morti? Sì, sono tutti tosti, neanche dicevo posso tirare. Dai, il morale va tirato su a Daita. Vai, tiraglielo su, quando, sì. Quando lo fai 30 punti di cosa? No, non li fai mai. Neanche se li tira tutti giù lui. Tanto ci vuole anche preciso, sicuro.
attacco solare. Anche se non altro colpisce al 100%. Maiacolo, 30.000. 8.000. Manco 9.000. Questa battaglia è stradura, proprio. È proprio dura l'avventura. Non era un po' cato fuori dal vaso, per dire. Esatto. Vediamo se lo Z come se la cava. Però posso fa... Aspetta, forse questo non ci arriva, sparati via. No, ti becco. 66. 75. 75, ah, anche se sono preciso vado al coso. No, aspetta un attimo prima di fare cavolate, per un attimo. Se io mi metto con lo Z davanti al Big Uta, con Butler B, quanti ne becco? Davanti al Butler B? Sì, tutti tranne quello che c'hai davanti adesso. Però bisogna che Venus mi curi. Cioè, bisogna sposto Mina prima. Venus ci arriva accanto lì. Se io levo Venus vola, quindi ci dovrebbe arrivare ovunque. Quindi vado, arriva fino a qua. Quindi io potrei spostare lo Zambot, il grande Mazinga o Mina. Tanto se devo farli combattere posso spostare il grande Mazinga. Ma sì, ma se prima faccio lo ZZ lo porto lì. No, se tanto tu vai qua, no? Sì. Ma io ti vai tipo... Se io sposto il grande Mazinga qua, per esempio, e attacco questo qui, te con lo ZZ tanto non lo colpisci perché ti viene accanto allo al grande Mazinga. E a sto punto, prima di spostare lo ZZ, siccome il grande Mazinga lascia lo spazio libero, vengo con Venus e ti curo. Ok, va bene, puoi fare anche così, vai. Allora, fammi vedere tanto le percentuali. Diciamo che tocca sperarci cosa. 92 lo becchi, sta a vedere. Fervore. No, perché c'è così fervore? Perché uno lo devo tirare giù il danni, sennò quanto ci si sta. Sì, ma sono punti che se levi è flash, Non lo so, ma cosa va fatto? No, ma non è che fai così. Sono due attacchi in più in meno. No, un altro attacco del Daitan. Quanto ti ha levato il Daitan? 9.000? Sì. Vai, faccio un altro attacco con il grande Mazinga. Aspetta, no, perché è bene che ci sia un flash. Allora, facciamo Venus. Flash, ce l'ha. Qua, quasi pieno. Allora. Guarda poteri. Vabbè, intanto spostati, poi può fare anche dopo poteri. Spostati. Flash. Danno triplo. Ce l'ho flash? Sì. Grazie. Aspetta, però... Bene che tu spari prima per vedere quanto sono le percentuali per sapere. No, ma io preferisco preciso, flash mi usa e poi se mi riattaccano. Sì, però se non sai quanto prendi col raggio. Ma fai un prova a fare un attacco, no? Lo vedi? Più 7, più 5. Vai. Secondo me è becco al 100%, però vai. 100. 70, 100. Sì, però se ti spari preciso... Dopo, ma quello di sicuro mi sparo preciso. Allora. Se mi riattacco come hanno fatto prima. Ti serve? Cosa preciso? Flash, preciso e danno triple. Esatto. Flash. Preciso. Triplo. Minchia, peccato che non è al posto del... Davvero? Ghetta. Addirittura puoi sparare con la spada. Ma sì, esatto.
vai. Uso danno triplo per la spada che fa 4 e 4. Vado? Vai, almeno 4 di becco. E allora non ti sparano indietro, che era buona cosa. 6.000. Dai, non è male 6.000. Peccato che un attacco solo, ti sei dovuto spostare. Vabbè, allora Zambo ti può fare un attacco. Quanto sei ammurato? Senti, Zambo si ritira, tira sul morale. Tira sul morale. Il cappello ce l'ha qua, mi sei. C'è più un'azione. Oh, nonostante tutto va da attacco da 2000. Vabbè, c'è questo... 17, neanche tantissimo, manca 15 punti. Sono 5 attacchi. Sì, no. 5 attacchi. No, 15 attacchi. 15 attacchi. Vabbè, oh, si fanno 15 attacchi. No, 15 morti o lui fa 15 attacchi. Vabbè, oh, uno di due si raggiunge. Vuol dire che devi fare 15 flash per non farlo morire. Oh, ma quell'altri moriranno, vai. Attacca! Vediamo le percentuali. 87. Lo Zambot è una potenza. Una potenza super piove. Sparo un potere, preciso o no? Sì, c'ha punti. Punti ce l'ha, è appena iniziato il gioco. Vai. Preciso come quello che sappiamo. Vai Zambo, passa di livello. Dunque. Ma secondo te il cattivo ora si ricaricherà? Certo, è super alto. No, ma come si... ma che ha ricaricato tutto perché era parte del gioco. Ah, bisogna vedere se i punti che gli è rimasti. È ritornato piano. No, lui c'ha l'abilità. Ma perché ha usato l'abilità secondo te? Sì, guarda, 108 su 188. Con tanto torna pieno. Quindi può tornare pieno un'altra volta. Sì, l'hanno programmato per tornare pieno. Non lo sappiamo, perché se no li faccio il giochettino, vado sottoterra, gli risputa le spalle, vedi, ora sei pronto. Sicuramente sì, si può fare, per quello lo stiamo rimbalzando con... Questi li stiamo intrattenendo. Allora, ci va un altro colpetto di mina, gli si dà. Perché ora io pensavo una cosa, ma neanche quelli lì se io vado sottoterra vengano tutti giù ora. Certo. Eh? Sì. Però se riesci fuori ritornano su. Se riesci fuori... che no, no, fuori dalla città di quello del boss. Il problema è che non posso rifare come prima e ribeccarmi 800 attacchi. Lo so. Ma mina la sparo allora con colpo. Sì, spara, se uno becca sì. E c'è il flash. Però sto cercando di fare solo un attacco per uno, in modo da lasciargli a tutti un flash. Grande mina. Passata di livello, buono. E c'è Aquarius che può sparare. C'è anche Goldrick, se togli tipo il dumbine. Ok. Bolle di sapone! E poi comunque dopo questo turno se può fare il get, ma poi dopo... Sì, poi basta. Perché devo staccare? Se no Massimo si toglie la suspense. Già Massimo si è perso la grande potenza del Gethard. Livello 50. Allora, intanto li faccio flash con Mia e con Aquarius.
ultimo che c'è dentro io. Dumbine se lo tolgo, però non faccio più un'azione. Quanto è il morale adesso? 140. Ma scusa, Dumbine quante mosse c'ha? Ah, due. Allora non puoi con la prima attaccare e con la seconda togli. No, no, una l'ha già fatta. Devi fare la seconda. Le va il grande Mazinga. Tutti l'hanno già fatto una mossa. Non ho capito la qual è la strategia. La strategia è che vuole lasciare tutti con un flash, non li fai fa... Ah, vabbè, sì, però se non attaccano, vabbè. Fai il flash e lo sposti, dov'è il problema? Ok. Mettilo accanto allo ZZ, Dumbine. Mettili qua. Vai. Così dopo posso... Vabbè, metto qui, dai, in caso tirando un corpo a corpo, ma non posso. Così c'hai a terra, c'è anche il PC. Ok, allora, che voli fa? Allora, Gordrick, flash li abbiamo fatti. Astronave, può sparare qualcuno senza essere colpito indietro? Non penso. No, ma il Big Gundam c'ha la radar. C'aveva radar il Big Gundam. 11. Arriva Unda. Sei? Io ci sono. Sì, ho Vai. Messo flash al Goldrick. Vai. Il Big Gundam, cioè, il Big Gundam arriva a 11 digitata. Per una casella non colpisce quelli lontano. Pensa a te. Che sfida. Buono spaziale. Spaziale. Senza altri poteri? No, basta bene. Vai. Goldrick! Vola raso terra! Ottimo Goldrick, eh! 3000, ti asciugo! Vai, sparo col martello del Dyer! Ma rimani senza flash! No, se l'ammazzo! Beh, non glielo leverai mai! Quanto leva? 2940. Quanto gli sei levato? 6000 qualcosa, gli leverà 3000. Può darsi di sì come può darsi di no. Ma tirai un colpettino con gli Angron. Ok. Angron, tra l'altro gli Angron l'abbiamo scazzato che dovevamo attaccare prima di muovere lo ZZ per fare la... colpi di 3 in un colpo. Porca, è vero. Si è pezzato. Vabbè. Vabbè, non va proprio bene. Vabbè. Vabbè, non è che la fiammata di Yellow Levi. Però potresti far così. Potresti andare di lato qua e cercare di prendersi tre qua. Ti fa muovi spari. Prova, ma insomma se li becca. Del tatto di vola. Dipende di trovare l'angolo giusto. Tipo qua. Vedi? Vedi? Vai! Fatto bene, vabbè, tanto. Fra! 2000. Non è male. Ora puoi fare un altro attacco se vuoi con i flash, che non hai ancora flash. Vai, usa flash. Preciso, ti serve?
Ma intanto mi beccano uguale a bestia. Ah, allora, però ti posso far atterrare. Vai, fa un'altra fiammata. Fiammata! Non lo vuoi fervore, giusto? Normale. No, no, normale, no, non se lo sprechiamo. Fiammata! 2000 e 2000. Ok, vediamo se almeno uno ce lo leviamo di giro. Questo qui. Posso sparare con la sua. Con Cyber Buster potresti sparare. Anche se potresti fare anche l'arma mappa con Cyber Buster. Ah, bravo. L'arma mappa è P. Sì. Che è? Aspetta. E non becca i nostri. 6 caselle. Quindi se mi metto 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 1, 2, 3, 4, ottimo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai. B. Perfetto. Ottimo che ti sei ricordato questa cosa qui. Qualche mappa gliela abbiamo tirata, sti. Attacco gratis. 1710. Oh, è rimasto con niente. Sarebbe. No, Venus l'abbiamo già fatta fare. Era ottimo farlo tirare giù a Venus. Faceva due mosse. La massima animazione. Tutti tranne Venus fanno due mosse. Mamma mia. Ah, martello? Dai. Dani. Dimmi. Faccio date al martello? Vai. Ah, flash bisogna fare. 90%? 90%. Non ci deludere, dai. Ta-da, martello! Grande! Vediamo se fa 3 livelli. 2 livelli ha fatto. Ottimo. Dani, ci sei sempre? Sì, ci sono. Ok, che lo fa? Il Burgundan, ti dicevo, spara a 11 caselle, quindi se vuoi non essere colpito potresti fare una casella avanti e sparare, spreco un'azione. Ma quello lì invece mi spara indietro. Questo sì, troppo vicino, l'ho già visto qui. Loro sparano a 9 caselle, quindi ci staresti. Ma se no posso andare indietro per sparare questo qui che è rimasto nel mezzo. Per primo mi sposto col Bigundam. Se mi sposto a distanza per colpi codesto. Che è nel mezzo, sì, si leva un, gli do un colpo a codesto. Allora, lui fa 10. Aspetta, controlliamo due volte. Samuel, vabbè. Però mi spara indietro, perché spara a 9. Aspetta, a te spari fino a 11. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 6, 10, 4. Quindi sotto mina. Quindi guardiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai. Sotto mina. Ma vuoi farti un preciso? No, non ce l'hai il flash, niente. No, non importa, tanto non ci arriva. Vai. Danni tripli, niente, ok? Vai. ~49 livello. Andiamo a sentire se è anche te un livello. ~9
è dura l'avventura. Eh sì. C'è pure il Buruga qua. Se lo metto nell'angolo, lui spreca un attacco sul Buruga perché deve muove. Aspetta, forse deve. Ci hai dato flash al Buruga? Sì, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quanto si muove lui? Sa che ci siamo dimenticati con lui? A 8. Sì, ma un po' passa nel mezzo nostri. Vabbè. Io Buruga posso stare anche qua. Eh? Potrei lasciarlo anche qui, però se vuoi lo sposto. Sì, mettilo un paio di caselle più indietro, vai, tanto per ora. Faccio un flash. Che è Zeta Gundam, volendo potresti sparare. Però lui ti spara indietro. Non mi sa che non ha molto senso perché... Entrambi sparate a me. No, niente. Però lo Zeta Gundam spostamelo un po' lì dove c'è il ghiaiottolo, almeno c'ho un più 5. Quale? Questo qui? Puoi metterlo sotto mina quasi quasi. Vai, lascialo lì. Io non sparo. Ah, 8 caselle, che sì. Una caselle. Oh, volendo lo potrei bloccare con l'astronave, non farlo muovere, però vabbè, ha poco senso, spara comunque. No, tanto spara, lascialo tranquillo. Quindi... Io ho paura che spareranno tutti sullo ZZ, ho usato, preciso. Sali sì. Vediamo. Combattere c'è sempre d'azione. Aspetta, allora colpisci, gli puoi andare anche accanto se levi di più. Se si fa il morale posso fare una mossa finale a seconda. La prima. Quanto gli manca? Sì, fa un'arcia morale, vai, fagliela. Ah, dentro c'è pure invisibilità. Lo trovo al morale. Te lo dico io dov'è? La trovo. Ci vuole flash, ci vuole il potere del flash. Prima magari no. Basta. Ultimo. Faccio danno doppio e triplo o qualcosa? Se lo vuoi tirare giù sì, se no ha un senso. Quanto gli manca di punti ferita? Non so, ormai ho fatto per buono 23.000. Infatti non aveva senso. Vai. Si è adattato. Wow. 96%. Questo turno è diventato lunghissimo. Oh, 12.000, se ne fa un altro lo tira giù. Ti si fa tirare giù? Sì, fai io tira giù. Tanto ti serve il morale per quell'altro attacco. Sì, fai flash. Sì, gli rimane. Però l'ho fatto per volo. Rifaglielo, se no. Non ho visto se dà solo punti esperienza o anche soldi. Questa è l'ultima missione. Bravo! Ci ho fatto caso. Ora si vede quando si ammazza questo. Vai Massimo, questo è per te, eh. Fatti contento. Doppia trivella! Regalo di Natale per Massimo. Sì, peccato che però non ha più energia il... Vabbè, ma c'è il Buruga.
positivo, sai che quando si ricarica si perde 5 di morale. Eh vabbè, oh, però hai guadagnato 5 di essere. A che soldi? Sì, soldi. Vabbè. È giusto, comunque bisogna essere pagati lo stesso. Anche se esatto. Poi tra 35 di passa pure di livello. Il passa pure di livello. Ok, Grifone volendo c'è un altro attacco a mappa, se ce lo vanno sparando. Si spara? Si sì, spara, si la torno. Non rispondano. Sarebbe bello se curasse i nostri. Questo veramente è l'attacco a mappa più mitico, perché almeno lo tiri esatto. Dove ti pare. Senza rischiare di beccanossi e tutto il resto. E passi pure di livello, mentre lo fai. Vabbè, lascerei così. Ah, c'è il coso che può fare una mossa. Addirittura. Può fare l'attacco a mappa addirittura. Ma questo qui. Però non ci arriva mia. Là. Colpisce i nostri. No, ma non spara lontano. Spara dietro. No, arma a mappa. Spara lì e poi fa. Quanto fa? 8? Colpisce, ah, vuoi vedere? Tutti intorno così. Quindi non la farei. Ah no! Forse mira in un punto e la spara, non mi ricordo. Esatto, mira in un punto e spari e non mi ricordo quanti ne becca, se 8 da quel punto. Vediamo. Aspetta che salvo il quarto che è poco. Sì, diciamo che vai, spara da lì. Qua, 2005. Ah, cioè, posso sparare anche un'altra. Sì, ma dai, ce l'ha, flash, se le a parte Massimo di solito se lo spara. Sì, l'abbiamo fatto vai, prima, però guarda. Cioè. Sì, sì. Un'altra mappa. Oh, qualche danno con queste armi a mappa si sono fatte, anche se non si sono tirati giù. Peccato che Yarron. Vabbè, comunque sempre 3 l'abbiamo preso, era uguale. Yarron ha preso 3. Sì, questi 3. Non ha cambiato niente. 5.000 ha fatto un critico. 11.000. Qui sa, non c'è nessuno che tira giù 11.000. No. L'unica è lasciarlo così e vedere come. O se no andaci con grande Mazinga e Gold. Ma gli levi 11.000. Vabbè, basta allora. No, che passi, c'è da far getter. Spera, strave c'ha. Vabbè, lascia stare. Getter. Cioè, vuoi anche far getter? Quanti punti c'ha Ben Kay? Quanti gliene è rimasti? Ce n'è abbastanza. Quindi posso far tornare pieno. Eh sì. Direi. Vai. Sciocchi. Tutti ti colpiscono si attacca. Quindi fai tempo. Vai sottoterra. Pure aspetta, quanto è lontano lo schermo? Ah, ce la fai. Ce la faccio. Mi rimango bloccato. Ok? Spostati in direzione del boss. Vai. Di qua? Sì. Ora arrivai sopra. Poi esco? No, no! Ti sposti dove ero all'inizio. Ah. Così. Vai. Ora non ci rimane che salvare. Ma che Rocca è stata beccata? Sì, perché ha attaccato uno. La rigenera ogni turno. Sì. Quanto ci vuole prima di fare un'altra attacca, lei? Come il Getta nel cartone. Ah, ci vuole altri quanti. 40 minuti prima di ricaricare. Sono 3 turni. Se non si muove. Quanto recupera sta fermo? 5, 3 turni. E 5 quanto? Ah, manca 15. 15. Passa allora? Sì, a questo punto passa. Vediamo se arriva a Draedin. No, ma la voce sì. Ah, beh, sono 3 attacchi di questi qui e basta. Vabbè, vai. No? Sì, spara indietro, vai, che tanto.
doppietta. In realtà sono 6 attacchi che sparando vuote, però vabbè. E tutti sullo ZZ, la cosa triste è questa. Però adesso puoi schivare. Schiva almeno, speriamo di avere un po' di culo, cacchio. Una parte di culo l'abbiamo avuta. Vediamo se rinunciano. No. 36. Io. Però questi sono più scascioni. Un altro è andato. Vai, non è che mira un altro, no? Che diceva non ce la faccio. Perché se sparavano al dubbino era meglio. Sparava ancora meglio. Data. Sì, ma c'è l'ultimo, eh. Ancora. Altri due, vai. Grande. Io preferisco quando è sotto il 10. Però. Però se riesci a schivare. Vai, maledetto. Schivalo! L'ultimo! Grande resistenza eroica! Grande ZZ! Ora schivate 5. Eccoli! Io beh, ora arrivano tutti, eh! No, però adesso se torni indietro con il Getta e ritorni fuori, loro rimangono lì e non ti beccano. Che devo fare due mosse. Sì, ma mi becca il boss. No, te con due mosse. Il boss non si è mai spostato di là. Ah, non devo ritornare lì dove ero prima. Sì. Devi portarli indietro. Guadagna tempo. Vabbè, comunque la prossima volta, però. Sì, ma mettiamoci proprio in posizione che mi becca. Ma se mi becca non è che non tornano indietro. Vedere chi è più vicino. Se sei più vicino col Getta, vedrai che dal Getta. O di là. Ora ci si vorrebbe un'arma a mappa delle cose. Beh, che ora l'arma dello ZZ sarebbe. Sai se scendono giù così con lo ZZ danno triplo. Oh, stavolta non ti sei curato. Devi stare fuori da. O non sempre, te lo da. No, ma sei pieno. Sono pieno, perché come cosa mi curo se sono pieno? Infatti, lo darò che filotto. Lì pure gli arroni li prende. Lì scivola l'astronave anche quella. Vabbè, andiamo. La quarta. Salva la quarta. Ricordati che è la quarta. Vabbè, tanto tutto. Vabbè, allora salutiamo chi ci vede in differita e continuiamo al prossimo giro che non sappiamo quando è. Auguri di buon Natale e in caso non ci si vede o ci si sente, auguri di buon anno. In caso non ci si vede. Sì. Ci si sente, penso di sì, però in caso chi ci guarda su YouTube. Ok. Ciao. Vai. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, grazie.